quando c'è Ale nei video è una certezza che ci si sfonda. No, è un problema. Ci troviamo esattamente in mezzo al nulla, nei pressi dell'Albinia, Maremma quindi, e non so dove dirvi, dove siamo? Non lo so, cioè siamo vicino a Magliano e in pratica c'è questa azienda. Su Google azienda agricola Maremmani, dovete fare 2 chilometri di strada in sterrata per arrivarci. Un 4x4. Vedete, qui c'ha tutti i prodotti, ma ettari e ettari, qua non si vede, ma è una roba infinita. Le prendono e poi noi andiamo ora a mangiarli dall'altra parte della strada, cioè 5 metri e... qui per me è uguale, io vado qui che oggi è fila. Vai, ottimo. Tra l'altro oggi 2 giugno, sicché ci sarà veramente la lotta per mangiare. La location è bella, mi piace, proprio a contatto con la terra. Che fai? Che ti siedi? Bisogna andare a mangiare. Bene. Allora, la situazione è questa. Ristorante a buffet, scelta fra 10 antipasti e poi dopo si guarda i primi e i secondi. Iniziamo a sbranare che i buffet sono 10. Si assaggiano tutti. Facciamo sì. Qua la pazzarella. Questa non la metti. Facciamo 2 piatti così. Sì. L'ho superata, eh. No, si è già infranta. Cominciamo male, fra. Dai, siamo sopravvissuti a Arnaldo. No, no, ma fidati, questo giro è peggio, perché è buffet, con te è un casino. Con te è un casino. Mettiamocela, dai. La marmellata è nostra, di fragole. Bello. Melone è nostro. Vuoi uno o 2? Ma una però adesso, dai. Sulla frutta si sta leggero. Ma perché io vengo a mangiare con te? Questo è un grosso problema. Come funziona questo posto? È tutto roba loro questa. Cioè sì, a parte la carne, i latticini, tutto fatto a loro, preso a loro e reso buffet. Ma come abbiamo visto prima, proprio prende la verdura, filiera ultra... Cioè è lì sotto. Che poi tra l'altro penso sia anche il futuro della ristorazione. Cioè prendere, pulire, cucinare ed è pronto. Abbiamo esagerato? Probabile. Siamo felici? Sì. Mangeremo tutto? Non lo so. Ci divertiremo? No, usciremo piegati. Sì. Allora, iniziamo con questo qua. Qui abbiamo una bella pappa al pomodoro. Poi questo qui è proprio il classico piatto estivo maremmano, panzanella, zucchine, melanzane. Questa che roba è? Il problema di quando vai a mangiare tutte queste quantità è che ti scordi facilmente. E no, nemmeno io me lo ricordo. E poi anche qui una bella focaccia al rosmarino e sale. Combinazione estiva, melone e prosciutto crudo e poi ricottina e marmellata. E questi sono solamente gli antipasti. E puoi prenderne quante te ne pare, quali ti pare. Noi siamo stati un po' moderati, siamo stati tranquilli. Ah, e c'è anche questo ovettino che avevo completamente ignorato. Voglio anche io dall'ovettino, dai, che mi incuriosisce. Buona. È tipo una salsina verde lampiotto al cubo. Pappa al pomodoro super classica maremmana toscana. Una crema, una pappetta proprio. È sempre una benedizione mangiare la pappa al pomodoro. È vero, è una benedizione, è vero. Andiamo a centralizzarci di più. La panzanella, roba nostra. Allora, io in realtà non l'ho mai mangiata spesso, la panzanella. Mi è sempre stata un po' sulle palle, non so perché. E dentro c'è quindi... Davvero? Sono sempre stato del partito pasta fredda, pomodoro e mozzarella. Panzanella, boh, c'è cipolla. No, non potremmo mai essere amici. Panzanella, quindi c'è cipolla. Vengono aggiunti un po' tutti i vegetali che si trovano nella stagione. In questo caso cipolla, poi ora incominciano ad arrivare i primi pomodori, trovi il sedano. Bella. Cioè tutte le piante che incominci a trovare all'inizio dell'estate. È tipo un po' il corrispettivo estivo della pappa al pomodoro. Ma come fa a non piacerti? No, adesso sono frescioso, sono diventato grande di cultura. È buona. Poi questa qui, cioè, puoi mangiarla e non sentirti in colpa. È tutta roba genuina, salutare. Guarda qua, il misto. Mai visto una roba del genere? No. Il cucchiaio non ce l'hanno dato. Usiamo questa. Ah, che spessore. Focaccina, mi pare anche questa qui di loro produzione, perché le farine le fanno loro. Oh, è tanta roba, c'hanno il mulino? Lo portano a mulinare e farla raffinare in un mulino qua vicino. Poi tra l'altro la ciliegina sulla torta. I micini. Così quando non hai più fame dai loro il cibo. Breve interruzione del video. Penso che qui sappiamo tutti i rischi che si possono correre navigando sul web. Però non tutti sanno i vantaggi che ci nasconde la grande ragnatela. E se vi dicessi che esiste un servizio che allo stesso tempo vi può proteggere dal web e offrirvi tutti i suoi vantaggi?
Amici miei, sto parlando di Surfshark, lo sponsor del video di oggi. Infatti Surfshark VPN, oltre ad assicurarvi la massima privacy di quando navigate sulle reti pubbliche andando a cambiare il vostro indirizzo IP, ha molti altri vantaggi. Infatti potete cambiare la vostra posizione virtuale in pochi semplici click grazie all'interfaccia super intuitiva dell'app o anche del sito, spostandovi da stato a stato in giro per il mondo. Su Netflix, se ci si sposta ad esempio in America, in Cina, in Corea, in Francia, ovunque si voglia, si riesce ad accedere a tutti quei contenuti che in Italia sono bloccati o che non ci sono neanche. Oppure si può sfruttare questo vantaggio di poter cambiare la propria posizione geografica in maniera virtuale per accedere anche a degli sconti. Magari lo stesso prodotto che si può trovare in Italia, in America si può trovare scontato e quindi si risparmia dei bei dindini. E se ancora non vi basta, Surfshark al suo interno ha un servizio di sicurezza aggiuntivo, ovvero Surfshark One, che ti permette di controllare le potenziali violazioni, ovviamente ti aiuta a tenere il tuo dispositivo lontano dai virus e anche a nasconderti dai vari motori di ricerca, perché non si sa mai. Perciò ragazzi, se siete curiosi e volete provare questo servizio che offre Surfshark, in descrizione nel commento pinnato in alto potrete trovare un link con un'offerta esclusiva e 3 mesi gratuiti. Quindi ora ragazzi, se volete scusarmi un attimo, io mi sposto in USA a vedermi Shameless su Netflix. Vi lascio l'altro, come al solito, sempre lasciamo sulle verdure. Ma te sai già questa? Sì, è proprio roba da cioè. Che è quello? Ma non l'hai capito? No, è tipo un formaggio freschissimo, una ricotta, delle verdure. Non era difficile da però non so cos'è, ma è buono. Ah, bella. No, è bellissimo questo posto. Mi sono innamorato, già innamorato. Sembra un po' lo sformato di spinaci, quello fatto al rotolo, la sfoglia e dentro ci metti ricotta, penso, ai spinaci. È buono e basta, non importa quello che c'è dentro. Melanzana picchia duro di aglio. È pizzicantina. Ma picca anche d'aglio. Una roba del genere. È arrogante. Comunque tutti antipasti a base di verdure. Pazzai viagili. Passiamo con gli antipasti freddi. Francia, c'è un problema. Abbiamo finito la focaccia e c'è il prosciutto. E che fai? Un pezzettino? Dai, ma la prendi. Siamo delle bestie. Dai, la volta due. Ma lei me ne ha messe tre. E ora come si fanno a mangiare? Ma ne prendo un altro. No, scherzo. Sta focaccia è tanta, tanta roba, davvero. Antico vinaio chi? Antico vinaio cosa? La focaccia col prosciutto, che roba. Ma l'acqua in tutto questo. Cazzo, l'acqua. Freddo o ambiente? Ambiente. No, i primi. Io ho avuto prendere l'acqua, mi è venuta l'acquolina dei primi. Bisogna sbrigarci a fine questa roba, bisogna prendere i primi. Hai visto? Sono già in tavola. Io comunque mi stupisco ogni volta che si va in una trattoria e dici cazzo, è la perfezione, non si può arrivare meglio di così. Poi si trova un altro posto, ancora più nascosto, dove l'asticella si alza sempre di più, non so dove si possa arrivare. Sentite qua il crunch della base. Crunch. Prosciutto e melone. Ti metto una cruda domanda. Meglio il prosciutto di Parma o il prosciutto toscano? Vediamo che dice. Cos'è meglio? Vedi, lui risponde sempre in maniera molto intelligente, no? Studi filosofia, per dire. No, ma io non ho fatto prosciutto e melone. Non ho preso altra fetta. Prosciutto e melone con le mani, sempre. Melone loro, eh. Bello succoso. Cristo santo, che melone. Un succo di frutta in bocca, si scioglie. Si chiudono gli antipasti con ricotta di Grosseto, dove sto io, e confettura di lamponi? No, fragole. Fragole. Qui la confettura è buona. È un dolce questo, è un dessert, ma va bene così. Non ha senso. Direi bene, a tratti benissimo, ma si può fare di meglio. Che è anche col rosmarino. Andiamo con i primi. Ah, senza stop. Va, va, vai. I primi diretti. No, forse un pochino. Andiamo a vedere là, che ho visto c'è un bell'essere. Ah, qui c'è proprio anche una mini bancarella con tutte le verdura, meloni. Poi che bello vederla, proprio sporca, cara. La terra. Questa è verdura, ortaggi, tuberi. Questa è roba vera, non quella del supermercato che trovi già pulita. La pasta comunque la fanno fare a un pastificio, però la grano farina, loro. Il grano è loro. I maremmani una volta morti andranno all'inferno perché in paradiso ci hanno già vissuto tutta la vita. Quanta verità in una sola frase. Allora io non so se è una costante da rispettare, però in tutti questi posti incredibili, proprio al top del top, c'è sempre un cavallino. Il mini cavallino. Bellissimo. E poi c'è una capra. Beh. Quanto sono fashion i cavallini. Andiamo a mangiarla. Pronto per i primi? No, però andiamo a mangiare lo stesso. De Bruyne. De Bruyne!
mattina. Prossimo interista, fra, io non posso. Se... Facciamo così: calcio di rigore, Inter, Manchester City, l'ultimo è De Bruyne. Vai. Vito l'Inter, che culo. Ci stavano per finire tutto qua. Facciamo i modesti. Mistino. Mistino. Ma io no, grazie. Vedi, come al solito anche qua di porzioni ci vanno molto leggeri. Ah, quello è uno. Grazie mille. Grazie. Peso specifico notevole. Olè. Qui abbiamo dei pisci con ragù bianco, poi rigatoni con sugo di piselli e pancetta. Ma qui questo pisello è una mela, ma che è enorme. No, hai visto che roba? Madonna. Che bello assaggiare il pisello che... No, così è brutta. Comunque si sente un sacco quando è croccante e non è una cosa congelata, surgelata. Ah, il pisello deve essere croccante? Un po' sì. Beh, comunque c'ha fibra, la buccia esterna è fibrosa, quindi la croccantezza ce la deve avere. Deve scoppiettare. Bravo. Tozzetto di pane, ma no, sono tanti, Triangolo dei carboidrati stai facendo. Con questi primi vi dico buon appetito a tutti. Il tocchettino di pepe, poi il sugo è bello cremoso, si amalgama bene con la pasta. Allora, la pasta essendo rimasta lì un po', ovviamente è un po' scotta, però ti devo dire, mi garba un botto così. Ragù bianco con cosa è fatto? Questo qui mi è fatto con maiale o animali da cortile, molto semplice. Però senti come si sente bene la carne. Ma, cioè, perché, come fa a essere così cremoso? Te lo spiego, perché c'è un quintale di burro e olio grassi. Ti do una brutta notizia, Ale. La sua maglietta è sporca. No, porca. Penso, poi bianca. Pezzo di burro proprio. Guarda, c'è anche un pezzettino di guanciale, tiè. Solo sto piatto avrà 1500 calorie. Guarda, mi è entrato un pisello in rigatone. Il grande pisello. Pingono questi, Lotta greco-romana dietro dei gatti. Bellissimo, anche lo spettacolo. Dovremmo fermarli? Probabilmente. Lo faremo? No. È arrivata la porchetta. Sì. Io aspettavo questo momento. La scarpetta. E ci siamo tenuti esattamente una focaccina. Ma magnatela te. Mamma mia, no. Sodo, bello solido questo sughettino. Il sugo perfetto per la scarpetta. Ah, oh, è tosto. Non è per tutti. Alle stelle. Comunque, lui parla, no? Della mia maglietta. Guardate la sua. No. Chi è? Pagliaccio. No. Siamo stati tonti. Dobbiamo venire con la maglietta nera. No, qui c'è da venire, ma nudi. Vuota. 1, 2, 3. 7 piatti. E non i piattini del sushi all you can eat, Abbiamo mangiato una lavastoviglie di piatti. Ma manca ancora una roba. Due. Porca puttana. No, si fredda. Andiamo coi secondi. A gattoni si va. Ma come fa? Grazie. Qui abbiamo una bella porchettazza di Sorano. Insalato, giusto per dire che si è mangiata. Guarda il grasso. Mo la cotica. La cotica è una caramellina di zucchero. Totalmente inaspettato. Salato è il giusto. Le spezie si sentono. Io ho preso anche un pezzettino di fegatino. Non so se te prima l'hai preso, ma... Viaggi. Cotta 6 ore questa, eh? Cioè, questo posto, tra l'altro, 117 recensioni su Google, quindi non tantissime. E poi non me l'ha consigliato nessuno, cioè, l'ho trovato io totalmente a caso, spulciando la cartina di Google Maps, andando nei vari paeselli, posti. L'ho trovato così, cioè, quindi non so effettivamente in quante persone lo conoscano questo luogo. Quindi adesso quest'estate, voi romani, milanesi, fiorentini, quando venite al mare qui, in zona Orbetello, Talamone, perché so che ci venite, tappa qui. Spettacolo. Chi dovrà portare via tutti questi piatti farà anche dei baby cipiti oggi. Comunque non è possibile che ogni volta, cioè, ci riduciamo in questo stato. Cioè, ma perché? 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 È colpa tua. Sempre. È arrivato l'ultimo round. Il più difficile, però anche il più apprezzato, forse. Crostata con marmellata e mousse di yogurt. Crostata? Sì. Oh, grazie mille. Crostata con confettuari albicocche. Guarda che spessore, cioè c'è più marmellata che frolla. Food cost? Tanto. Con, per rimanere un po' healthy, la glassa al caramello. Tanto. Proviamola.
buona, acida. Mi sarebbe piaciuta un pochino più fresca, però è buona. Oh mio Dio. È confortevole. È come se fosse un gelato nella fase in cui si sta sciogliendo. Mi garba un botto sta roba. Ayum. Esattamente quello che ci voleva. Ti manda il creato. Non c'entra niente una confettura di albicocca si trova confezionata. Mi senti proprio un'albicocca sulla crostata. Secondo me si è mangiata male. Cioè non andava mangiata così, andava mangiata così. Sopra. Una sorta di cheesecake si formava. Bis. Però solo della mousse. Perché la mousse era spaziale. La crostata non te la puoi buttare dentro un'altra. È impossibile. Dai, andava fatto. Cosa andava fatto? Dottore, complimenti per la ricetta, bravo. Questo è un orgasmo culinario per me. Che buona. Sta fettina di melone stona proprio. Si è messa lì giusto per essere presi sul serio. No, ma perché va di moda, capito? L'unica portata del quale abbiamo fatto bis sono i dolci. Pensa alle ragazze che vedono questo video e dicono quanto facciamo schifo. C'è un motivo per il quale siamo sempre ancora single. Adesso non ci resta altro che scoprire il costo di tutto questo cibo. No, quello è tuo, No. Oh. Non mi piglia per culo, quello è tuo. Qui si va in tribunale per ste robe. c'è il video. Sta tutto ingrippato, bro. Ce ne usciamo vittoriosi e belli gadolli con uno scontrino con un totale a testa 30 euro. Il menù per gli adulti è 30 euro, mentre per i bambini 15 euro. E per i bambini sotto i 6 anni 10 euro. Davvero? Abbiamo chiesto l'azienda agricola in mare e mani, adesso d'estate sarà aperta solamente a cena, oggi era aperta a pranzo perché è il 2 giugno, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, quindi se volete farmi una cena dove vi sfondate questi giorni qui. Andiamo a fare merenda? Camminiamo fino a Grosseto adesso. Perciò ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto del video, ci tenevo a ringraziarvi e ringraziare anche Surfshark per aver sponsorizzato questo video, averlo reso possibile. Volevo anche ricordarvi che con il link in descrizione e il commento pinnato in alto avete 3 mesi gratuiti su Surfshark. Perciò ragazzi, noi stiamo camminando avanti e indietro per il campo ammirando questa bellezza e io spero di avervi fatto scoprire un bel posticino. Come al solito ci siamo sfondati e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.